Dopo tanta attesa è finalmente giunto il momento di parlare di questi mondiali, visto che domenica 20 novembre si disputerà la gara di apertura, ovvero il match tra Qatar ed Ecuador. Quindi da oggi fino al 2 dicembre, che è l'ultima giornata della fase a gironi, pubblicherò un video al giorno con lo scopo di farti vincere e guadagnare 200 euro seguendo semplicemente i miei movimenti. Quindi se non vorrai perderti tutti i vari contenuti che pubblicherò giornalmente, quindi la sera dopo l'ultimo incontro in palinsesto, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare anche la campanella delle notifiche. Detto questo, se ancora non mi conosci, io mi chiamo Luigi, sono un Financial Betting Advisor e qui su YouTube parlo di calcio, scommesse sportive e dei migliori metodi di investimento da applicare nel settore del betting online. E fatta questa breve premessa, andiamo subito all'interno del mio computer per analizzare il primo incontro di questi mondiali, ovvero Qatar-Ecuador. Allora, per quanto riguarda questa prima gara tra Qatar ed Ecuador, abbiamo le quote dell'Unix 2 veramente molto equilibrate. Abbiamo favorito l'Ecuador a 2,40, mentre il Qatar, che è il paese ospitante, quindi giocherà in casa, a quota 3,30. Nulla da dire per quanto riguarda gli esiti under over 2,5, con l'under 2,5 favorito a 1,50, mentre l'over 2,5 a 2,40. Perché queste quote? Molto semplice, perché comunque il bookmaker ha fatto i suoi ragionamenti vedendo anche i precedenti di queste due nazionali. Andando su diretta.it vediamo come l'Ecuador è reduce da 3-0-0 consecutivi negli incontri comunque amichevoli, mentre per quanto riguarda le gare di qualificazione per questa competizione abbiamo un Ecuador che comunque ha ben giocato, ha fatto dei pareggi importanti contro Argentina e Brasile e quindi si prepara ad affrontare un Qatar che per me può anche battere tranquillamente. Il Qatar invece viene da 4 vittorie consecutive e anche comunque questa squadra segnano pochi gol, come potete 1-0, a parte il 2-1 contro il Panama abbiamo un altro 1-0, 2-0, comunque una nazione che segna veramente molto poco. Entrambe potrebbero offrire un incontro molto equilibrato, quindi per me il pronostico migliore in quota singola 1,50 rimane l'under 2,5, ma abbinandola con la doppia chance x2, quindi un Ecuador che non perde la gara, la quota arriva a 1,95. Qui sul bookmaker robet.it andiamo a vedere sulla combo categoria doppia chance più under over e vediamo come l'under 2,5, l'x2 arriva alla quota di 1,95, quindi praticamente è quasi un raddoppio. La quota sta scendendo perché comunque l'under 2,5 scende, quindi prima che scenda ulteriormente mi vado a prendere questa mia prima combo per quanto riguarda questa gara tra Qatar ed Ecuador. Parliamo infine di rendimento e di money management. Per questo primo raddoppio inizierò ad applicare il metodo di Fibonacci, partendo dallo stake di base, che nel mio caso è di 20 euro, ma che tu potrai decidere in base alle tue finanze. Andrò a moltiplicarlo per il primo numero della serie, quello indicato dalla freccia. Quindi la mia prima puntata sarà di 20 euro. Nel caso di perdita, sul pronostico del secondo video, andrò a puntare nuovamente 20 euro, visto che il secondo numero della progressione è ancora 1. Quindi 1 per 20 uguale 20 euro. Il bilancio è di meno 20 euro, derivato dal primo pronostico su Qatar-Ecuador. Per questo video è tutto, lascia un bel like se lo ritieni opportuno e iscriviti al mio canale attivando la campanella delle notifiche se non vorrai perderti i prossimi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.